Nel corso del Consiglio a Palazzo Pirelli è intervenuto oggi il Presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni sulla situazione delle ALER di Milano. Sentiamo allora uno stralcio del suo intervento direttamente dall'Aula. Svolgere questa comunicazione per sottoporre al Consiglio le valutazioni fatte dagli uffici della Regione sulla situazione critica in cui versa l'ALER di Milano, valutazioni confermate dalla prima relazione il Presidente del Collegio Commissariale dell'ALER, il Prefetto Lombardi, mi ha inviato nei giorni scorsi, a poche settimane dal suo insediamento. Dalle verifiche che abbiamo effettuato emerge che l'ALER di Milano versa in una situazione di gravità finanziaria tale da essere esposta a breve non solo al rischio di insolvenza nei confronti dei propri creditori, ma anche all'impossibilità di far fronte ai pagamenti inderogabili urgenti, quali gli stipendi del personale, le utenze, oneri fiscali e contributi previdenziali. La relazione del Presidente del Collegio Commissariale conferma uno stato di sofferenza finanziaria quantificata da oggi al 31 dicembre 2013 in 80,5 milioni di euro. Le spese generali di gestione, escluso il personale, tasse e manutenzioni, sono pari a 41,5 milioni nel 2012, ovvero circa 700 euro d'alloggio contro i circa 350 euro d'alloggio delle altre aree. La situazione di emergenza in cui versa ALER Milano chiede di essere affrontata con più strumenti e azioni per impedire l'insolvenza di un'azienda storica come quella di Milano e per garantire, cosa che noi vogliamo fare, la continuità amministrativa e gestionale. Abbiamo già preso delle azioni immediate, le abbiamo già decise. Primo, l'attivazione di una due diligence per fare piena luce sui conti. È già stata avviata la procedura di selezione della società di revisione contabile al fine di disporre in breve tempo di dati economico-finanziari certi ed oggettivi. Secondo, utilizzo temporaneo presso ALER Milano di un gruppo di dirigenti regionali a supporto del Collegio Commissariale. Terzo, la definizione di un piano triennale di risanamento per la rimozione degli ostacoli strutturali che impediscono l'equilibrio della gestione dell'ente. Quarto, consolidamento dell'attività di vigilanza e controllo da parte dell'assessorato competente. Infine, questa situazione offre anche l'occasione per risolvere una serie di criticità, di rapporti critici tra la Regione e il Comune di Milano, che possono indubbiamente contribuire al riequilibrio della situazione di ALER Milano. Ad esempio la convenzione per la gestione degli alloggi del Comune, il contributo di solidarietà, l'assegnazione di alloggi in situazioni di emergenza abitativa, gli sfratti, la aliquote IMU, eccetera, eccetera. Per queste finalità ho già preso contatti con il Sindaco di Milano informandolo di questa relazione. Mi incontrerò con lui nei prossimi giorni perché voglio definire un'azione comune, è interesse della Regione, è interesse del Comune di Milano, è interesse di tutti che la situazione si possa intervenire rapidamente per porre rimedio e nello spirito di leale collaborazione che ha contraddistinto finora almeno i rapporti tra Regione e Comune di Milano, incontrerò il Sindaco Pisapia per studiare una serie di azioni comuni. La riforma del sistema delle ALER è stata affrontata tempestivamente dalla Giunta, come il Consiglio sa, con una proposta di legge che introduce rilevanti novità sul piano dell'organizzazione e della gestione, elementi di efficienza e di risparmio consistenti, volti a garantire nell'arco di pochi anni il pareggio di bilancio del sistema regionale dell'housing sociale. Questo è il nostro obiettivo. Mi auguro che il Consiglio, anche alla luce delle notizie non certo positive che ho illustrato oggi, voglia rapidamente procedere alla discussione e all'approvazione della legge di riforma delle ALER, così da poter garantire che i soldi della Regione, i soldi dei contribuenti lombardi siano spesi per dare alloggio a chi ne ha bisogno e non per ripianare buchi di bilancio che non hanno, a mio avviso, alcuna giustificazione. Grazie. Thank you.